Crisciranne, crisciranne, crisciranne. Augurio di Pasqua. Chi per la Santa Pasqua non fa pace, della sua faccia ci impicci capisce. Chi per la Santa Pasqua non fa pace, sporca la sua stessa faccia come se gettasse della pece sul volto. Le piazze principali di tante cittadine della nostra provincia sono teatro per la Pasqua di un momento che molti attendono per un intero anno. La Madonna, con un mantello nero per il dolore dovuto alla morte in croce del figlio, scorge in lontananza il Cristo risorto e i due simulacri, tra una gran folla di persone felici ed emozionate, si incontrano in un momento di gioia che fa cadere il mantello del lutto per farne apparire uno azzurro splendente. Questa manifestazione, che con qualche piccola variante si celebra intorno a mezzogiorno in quasi tutti i centri del Siracusano, tra queste noto Avola, Pachino, Canicattini Bagni, Rosolini, Porto Palo di Capopassero e del Ragusano, prende delle denominazioni differenti. A Sortino, dopo più di 100 anni, su iniziativa del sindaco Vincenzo Parlante, della chiesa locale, è tornato un scontro tra il risorto e Maria. I due simulacri si incontrano nella piazza dei Quattro Canti. La Madonna si inchina 3 volte al cospetto di Gesù, tra scoppi di mortaretti, applausi e commozione. Per molti, la domenica di Pasqua era anche l'occasione attesa per indossare l'abito nuovo, spesso l'unico da utilizzare, soprattutto per gli uomini, per tutte le stagioni dell'anno. Come descrive il saggista Corrado di Pietro, in alcuni paesi del Val di Noto, subito la celebrazione della Resurrezione, seguendo un rito molto antico, gli uomini, saltando da uno scalino, sollevavano in aria i bambini gridando per 3 volte «Crisciranne, crisciranne, crisciranne!». Un augurio, un auspicio paterno di buona crescita e di duratura salute e allo stesso tempo un imperativo affettuoso. Vedi di crescere grande in tutto, sia dal punto di vista fisico che morale, sano e buono. Nelle ore serali, sempre a Sortino, la processione Usarbature del Cristo risorto. Parlando di riti e usanze del tempo di Pasqua, non possiamo non fare un accenno ai dolci che nel Siracusano venivano preparati in tutte le case per questa festività. Gli ingredienti erano semplici, quelli che tutti, anche i più poveri, potevano trovare con relativa facilità: farina, ricotta, uova, zucchero, pasta reale. Erano le forme ad essere svariate, in primo luogo a pupa gullova e poi, come ricorda Sebastiano Burgaretta, diversi tipi di panni votivi: porcospino, paci, cannelleri ad Avola, uggiaca a Sortino, cuffitiedda a Buccheri, sicilio a Lentini, aceto ad Augusta. Altri dolci che utilizzano anche la cannella sono ingannellata o raffinati. Celeberrime sono le cassatelle, che ormai si trovano in ogni giorno dell'anno e che sono fatte di pasta con dentro la ricotta aromatizzata con limone, cannella o cioccolato. Famoso il detto con nappe, nappere e cassatelli di Pasqua, per dire che ormai qualcosa è andato in un determinato modo e che quindi bisogna rassegnarsi all'idea di non poterla cambiare.